fallo di mano di Osgood e calcio di punizione ancora per gli azzurri, mentre mancano 5 minuti alla fine e il punteggio è fermo sullo 0-0. Benetti, su cui è intervenuto in scivolata Curry, si mette in gioco di Benetti, Rivera, Capello, Rivera, anticipato di un tocco da Curry, mentre Spinosi commette fallo nei confronti di Peters. Battuta la punizione dagli inglesi, questa volta il fallo è stato commesso da Chinaglia, battuta la punizione da Just, tiro cross di Bell che colpisce Benetti e termina in fallo laterale alla stessa della pandemia, questa volta non tirata di calcio d'angolo dopo i 17 che hanno battuto gli inglesi. Il cross di Medley si apre proprio sulla nostra porta e Zoff l'accompagna in calcio d'angolo, che è il 18esimo. Vedete Zoff con la palla che piove con una manata, la mette in calcio d'angolo. Il calcio d'angolo di Curry, il colpo di testa di McFarland e la palla sul fondo. McFarland è un pericoloso colpitore di testa, si porta spesso nel calcio d'angolo in posizione offensiva, ha realizzato anche numerosi gol in questa maniera. 4 minuti alla fine, Rivera, Spinosi, Capello, lanciato Chinaglia sulla destra, tiro cross di Chinaglia, Capello, ed è gol, tiro cross di Chinaglia, Capello ha portato in vantaggio la squadra italiana. Sul tiro cross di Chinaglia, la deviazione di Shilton, che ora rivediamo, lo scatto di Chinaglia, il suo cross di testa, la deviazione di Shilton che non trattiene, Capello mette dentro da pochi passi. Italia in vantaggio con Capello al 42esimo del secondo tempo.